Una maggiore integrazione europea a tutti i livelli è la carta vincente. Ne è convinto il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi di Sant'Agata. Euronews lo ha incontrato a Roma. Ministro Terzi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di aver accolto Euronews qui alla Farnesina, nel quartier generale della diplomazia italiana. Secondo lei l'ultimo accordo che è stato raggiunto al Consiglio europeo di fine giugno è un accordo sufficiente per far fronte all'emergenza e stabilizzare l'Eurozona o serve altro? È un accordo sufficiente. L'Italia e il Presidente del Consiglio hanno contribuito in modo molto sostanziale al raggiungimento delle intese che sono state prese al Consiglio europeo. E le riteniamo delle buone intese, che naturalmente devono essere attuate in concreto in ambito Eurogruppo ed Ecofin, ancora il prossimo Eurogruppo ed Ecofin, che dovranno definire tutte le condizioni di impiego di questo firewall, soprattutto che si è definito per quanto riguarda l'eccessiva fluttuazione degli spread. Questa è una questione che interessa particolarmente l'Italia e riteniamo che sia una misura convincente, non tanto perché metta a disposizione concretamente una capacità di intervento, ma perché per il fatto stesso di esistere sappiamo che i mercati finanziari sono basati in grande misura sulle aspettative degli investitori e degli speculatori, quindi il fatto stesso di aver fatto passare una decisione di questo tipo e sapere che verrà attuata in tempi brevi è una realizzazione convincente. Per l'Italia quale dovrebbe essere la via maestra per mettersi davvero alle spalle questa crisi, questo tipo di crisi, e rafforzare la costruzione europea? L'Italia crede profondamente in un rafforzamento dell'integrazione a tutto campo dell'Unione Europea, l'integrazione politica, l'integrazione finanziaria, l'integrazione economica. Quindi questa è una linea politica radicata nel Parlamento, nell'opinione pubblica. Abbiamo un forte movimento federalista con degli obiettivi di integrazione che sono molto chiari e ben definiti. Vogliamo accrescere anche la legittimazione delle istituzioni europee. Siamo soddisfatti del fatto che il Trattato di Lisbona abbia creato una condizione di crescita di legittimità e anche di ruolo del Parlamento europeo, ma siamo profondamente convinti che il percorso del rafforzamento istituzionale sia quello vincente per un'Europa competitiva e un'Europa veramente in grado di giocare un ruolo significativo. Lasciamo adesso il nostro continente, superiamo il confine, andiamo in direzione sud. Il mondo arabo sta vivendo, lo sappiamo, una grande fase di trasformazione, di cambiamento. Ecco, in questa fase allora gli europei, secondo lei, cosa possono, cosa forse devono fare per incidere sul processo di transizione che condurrà a un nuovo ordine? Dall'inizio del governo Monti ci siamo impegnati in modo molto deciso in un percorso di politica mediterranea che colga nelle trasformazioni in atto nelle società e nelle istituzioni di questi paesi, essenzialmente Tunisia, Libia, Egitto, ma anche Algeria e Marocco, e in prospettiva auspichiamo la Siria, ecco, che colga veramente in queste trasformazioni delle occasioni di opportunità, di nuovo partenariato, di un nuovo atteggiamento non soltanto politico ma anche culturale nel modo in cui noi guardiamo alla realtà nuova, che è essenzialmente quella dell'Islam politico che si è affacciata sulla sponda sud del Mediterraneo. E se devo vedere già i primi risultati di questo sforzo, vorrei trarre già delle indicazioni incoraggianti e positive, perché le elezioni che sono state portate avanti e sostenute in questi paesi hanno dato un indicatore molto netto di fortissima partecipazione, e anche in società come queste, dove talvolta la componente femminile era emarginata dal percorso politico, hanno dato anche una fortissima partecipazione delle donne. Ministro, c'è una sfida molto concreta che arriva dal Mediterraneo, rappresentata da quei barconi carichi di aspiranti migranti che prendono il mare. Secondo lei la primavera araba impone anche un diverso approccio, un diverso modo per gestire questa pressione migratoria, non solo dall'Italia, che è il primo punto di sbarco, ma dell'Europa nel suo insieme?
Lo impone. Io credo che l'Italia sia il paese che in assoluto sta facendo di più per la tutela delle persone, dell'uomo, per la loro sicurezza, anche per le condizioni delle persone più deboli, che sono quelle che addirittura affrontano un viaggio in mare talvolta con speranze minime veramente di raggiungere poi la terraferma dall'altra parte. Abbiamo salvato nei primi 6 mesi di quest'anno più di 800 migranti su imbarcazioni che stavano per essere perse, quindi la Guardia Costiera italiana è intervenuta per 800 casi e abbiamo avuto un afflusso di circa 1 migliaio di persone sempre nel primo semestre. Sono valori ben diversi da quelli che abbiamo registrato dalla Tunisia e dalla Libia nell'intero 2011, dove rispettivamente abbiamo registrato un afflusso di 28.000 e 29.000 in ognuno dei due paesi di persone immigrate. Però il problema continua ad esserci, vediamolo più, forse più che come un problema, come una grande sfida che l'Europa deve responsabilmente cogliere e portare avanti sempre in quella relazione di partenariato che abbiamo con i paesi che ho menzionato. È stato fatto molto da noi sul piano bilaterale, ma ci aspettiamo che continui ad essere fatto anche sul piano europeo, con gli accordi, con i partenariati di mobilità, con gli accordi di riammissione e con la capacità anche di assistere questi paesi nell'identificazione dei documenti, nelle misure di controllo dei loro confini, ma anche sul piano anche dell'integrazione delle popolazioni che si muovono per ragioni di demografia crescente in quell'area del mondo o per motivi anche di catastrofi umanitarie come quella che si sta verificando in Siria. Ministro Terzi, grazie mille per la sua disponibilità da parte dell'Unione. Grazie infinito, dottor Spina.